congresso di notevole partecipazione con un parterre di ospiti prestigiosi, quello del Movimento Civici Marche, rappresentato in Consiglio regionale dal consigliere Giacomo Rossi. Tanta partecipazione di quasi tutte le forze politiche e democratiche della nostra regione, interventi di tanti sindaci, del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, del presidente del Consiglio regionale Dino Latinia, di testimonianza del lavoro fatto da Civici Marche, di radicamento nel territorio, lavoro che si concretizza oggi nel nostro primo congresso, dove andremo ad eleggere il nostro presidente e le nostre cariche statutarie. Quindi un lavoro di radicamento democratico che continua nel nostro territorio attraverso anche appunto questo momento importante di confronto, che poi porterà a primavera anche a un'assemblea programmatica dove detteremo diciamo le nostre linee guida che diciamo daremo alla coalizione per poter condividere insieme anche un programma elettorale. Lo abbiamo detto, Civici Marche è all'interno della coalizione di centrodestra, ma non lo è silente, lo è in maniera critica se c'è da farle le critiche, ma anche in maniera propositiva per dare slancio all'azione di governo regionale in questo ultimo anno e dare ulteriore slancio nella prossima legislatura. In apertura al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Si sono poi susseguiti vari interventi da parte di numerose personalità di spicco a livello regionale e nazionale che hanno portato i saluti delle rispettive forze politiche ed attestato la crescita di Civici Marche, nonché il lavoro svolto da Rossi e dalla sua segreteria. Credo che la cosa importante sia continuare a lavorare per la nostra regione. Io sono convinto e è il riscontro che ricevo anche quotidianamente girando la nostra regione, che tutte le iniziative, le riforme che abbiamo messo in campo sono il presupposto per il rilancio di un territorio che ha un'enorme potenzialità ma che purtroppo non aveva la giusta considerazione. Le risposte che noi stiamo conferendo, stiamo costruendo e stiamo anche calando sul nostro territorio, sia quelle infrastrutturali, sia quelle che toccano la sanità, che toccano l'economia, che toccano il turismo, che toccano tanti altri settori, anche il sociale, sono risposte che a mio avviso non avevano avuto mai nel nostro territorio e che credo potranno fare la differenza. Questo è quello che ci tocca di più, che ci sta a cuore, perché al di là poi di quelle che sono i dibattiti legittimi di natura politica, credo che alla fine quello che conti è riuscire a dare le giuste risposte ai nostri comuni cittadini. Nel pomeriggio l'assemblea ha eletto i propri organi statutari, il presidente che sarà Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino, il direttivo in cui siederanno i tre fondatori, Giacomo Rossi, Tommaso Gentili e Sergio Solari, oltre a Lorenzo Fiacchini, Giuseppe Sambuchi, Tunde Stift, Sandro Rossi e Gabriele Luciani. Partecipo a Civici Marche ormai da un anno ed è importantissimo questo movimento civico e oggi questa elezione è fondamentale per noi, perché voglio dare un ulteriore contributo a questo movimento che è davvero fa una politica fattiva, pragmatica sul territorio, e essere io presidente di Civici è un orgoglio personale ma un orgoglio dei territori, perché partiamo dai territori più marginali, più svantaggiati. Quindi diamo voce agli ultimi, ai più piccoli, per dare esempio ai più grandi. Saranno membri di diritto del direttivo anche i 5 coordinatori territoriali: Andrea Pazzaglia, Michelangelo Blasi, Jacopo Orlandani, Simone Gobbi, Tonino Maurizi, che saranno affiancati a titolo consultivo anche dagli amministratori locali eletti di Civici Marche. Probiviri saranno Marino Mosconi, Nicoletta Piangerelli e Sonia Martinelli. È stata poi delegata al giovane Leonardo Simoncini di San Severino Marche l'organizzazione del settore giovanile del movimento. Inoltre, nella giornata congressuale si sono aggiunti al già importante numero di iscritti altri 6 ingressi di amministratori locali della provincia di Ascoli, Pesaro Urbino ed Ancona. Per Civici Marche ogni cittadino è importante. Rossi, per fare un esempio, ha sostenuto Emilio Vincioni nella sua vicenda, che chiede che la figlia di 8 anni rimasta in Grecia con la madre possa avere il diritto di venire in Italia in alcuni periodi. Un padre con il sogno di far conoscere il suo paese alla sua bambina. Colgo appunto l'occasione per ringraziare Giacomo Rossi, che ci ha messo il cuore al di là della funzione politica che ha. È stato molto importante, lui ha conosciuto la mia vicenda quando già era matura, se vogliamo,
Però poi l'ha presa veramente a cuore e ha fatto per quello che può delle azioni assolutamente importanti in regione, in consiglio regionale, con l'obiettivo di arrivare a sensibilizzare le autorità nazionali italiane che possono fare delle opere di sensibilizzazione in Grecia, perché qui non è che si sta chiedendo la luna, si sta chiedendo semplicemente di dare un diritto in primis alla bambina, cioè di avere due genitori, la mamma e il babbo, che sarei io, e poterla far venire anche in Italia dei periodi, visto che c'è stato un atto unilaterale ed arrogante alla nascita che è stato, passatemi il termine, condonato, e quindi questo non può essere foriero di una legittimazione di questo status quo che è veramente aberrante. Io continuo a lottare, sono quasi 9 anni, a febbraio mia figlia compirà 9 anni e quindi chiedo solo l'aiuto di tutte le istituzioni, semplicemente a poter avere la bambina in Italia dei periodi, di farla iniziare ad approcciare l'italiano, perché è una cittadina anche italiana, e questa situazione è in primis contro la Costituzione italiana all'articolo 30. Poco altro da aggiungere, quindi a Giacomo di con grazie di cuore, perché non si è mai scoraggiato come me, e questo è molto importante, anche perché siamo tanti, mi creda, siamo veramente tanti e siamo quasi dei fantasmi, tranne rarissimi casi che vengono portati alla ribalta, gli altri sono più di 500 in questo momento, non hanno voce, e questo non è giusto.